Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Dopo la manifestazione che si è tenuta ieri al Ministero della Pubblica Istruzione, il popolo della famiglia si mobilita anche nelle Marche per dire basta alle mascherine in classe. Noi siamo in collegamento con Gabriele Cinti, che è il vice coordinatore regionale di questo movimento politico di ispirazione cristiana. Oggi dicevamo, Gabriele, buonasera intanto, dicevamo che c'è stato il primo sit-in ad Ancona di fronte all'ufficio scolastico provinciale. Che cosa contestate e quali sono le vostre richieste? Allora, buonasera a tutti. Mentre in tutta Europa vengono tolte le mascherine, stranamente in Italia queste vengono imposte agli studenti delle nostre scuole. È un po' strano, poiché stiamo andando verso la stagione calda e non capiamo perché questi poveri ragazzi siano costretti anche in classe a portare le mascherine. Non è che siano delle persone fragili, capirei, ma non lo sono proprio. Noi contestiamo l'uso e ne chiediamo immediatamente l'abrogazione di questa strana norma, che è una delle tante norme strane di questo periodo della gestione della pandemia in Italia. A proposito di norme strane, è vero che nelle scuole marchigiane il personale scolastico non vaccinato passa dalle 18 ore settimanali alle 36 del personale ATA? Sì, è vero, c'è stata un'interpretazione della legge con una circolare da parte dell'ufficio scolastico regionale. Tra l'altro, queste persone non insegnerebbero più e quindi è un ulteriore esborso per le casse dello Stato, perché comunque dovrebbero essere sostituite. Noi stiamo valutando l'opportunità di fare ricorso verso questa circolare. Tra poco torno da lei, adesso vorrei far sentire ai nostri telespettatori un estratto di una dichiarazione rilasciata proprio oggi pomeriggio da un papà. Che possiamo andare a cena in 50 amici tutta la sera, 2 ore, 3 ore, 4 ore a cena tranquillamente senza mascherine, e i nostri figli devono portare a scuola per 5 ore le mascherine. Basta, è una vergogna. I nostri figli non corrono alcun rischio statisticamente parlando dalla malattia Covid, e sono quelli che hanno sofferto più di tutti i 2 anni di restrizioni. Hanno dovuto subire la fine della loro socialità, la fine delle loro amicizie, addirittura sono stati privati dello sport, sono stati privati della danza, chi fa danza, calcetto, chi fa il calcetto, che lo sport per i nostri ragazzi è la loro vita, è stare con gli amici. Questo hanno dovuto subire i nostri ragazzi, e adesso questa ultima umiliazione, perché la mascherina ai nostri figli oggi non è altro che una umiliazione ai nostri figli. Noi la intendiamo così. Questo governo è vergognoso. Solo in Italia avviene una cosa del genere. Sapete perché? Perché in Italia abbiamo il governo peggiore del mondo. Questa è la verità. Non c'è un altro governo, non c'è un altro presidente del Consiglio peggiore di quello che abbiamo in Italia. E abbiamo visto, Gabriele, che avete proprio gettato simbolicamente le mascherine dentro il bidone della spazzatura. Quando e dove si terranno i prossimi appuntamenti? Allora, sabato 7 alla mattina a Macerate ad Ascoli Piceno alle 11 e sabato pomeriggio alle 16 a Pesaro. Grazie per questo collegamento, ringrazio ancora Gabriele Cinti, vice coordinatore regionale del Popolo della Famiglia. Buona serata.